Bentrovati, sono Vito Massafra, Project Manager di Blue Financial Communication e sono qui per introdurvi il nuovo format che la nostra casa editrice ha studiato per i suoi telespettatori. Questo format si intitola BFC Education. Andremo quindi ad approfondire in una serie di puntate varie tematiche inerenti alla cultura e all'educazione finanziaria. L'educazione finanziaria è un tema di sicuro interesse, di interesse in un settore come quello della finanza, all'interno del quale sempre più sarà indispensabile avere delle competenze che dovranno qualificare i consulenti finanziari e tutti i professionisti della finanza e faranno sì che questi professionisti possano operare al meglio le loro attività quotidiane e fornire al meglio la loro consulenza. Questa serie di puntate, come vi dicevo, sarà incentrata sul tema dell'educazione e inizieremo oggi trattando un argomento base, vale a dire quello di cos'è la consulenza finanziaria. Nel fare questo ci aiuterà il nostro ospite di giornata, Daniele Tortoriello. Daniele è il responsabile della formazione della nostra casa editrice Blue Financial Communication e oggi, assieme a me, si occuperà di fornirvi le nozioni base grazie alle quali capire le evoluzioni del nostro mercato di riferimento, quindi del mercato della consulenza finanziaria e tutto ciò che ruota attorno alla formazione in questo settore. Benvenuto Daniele. Grazie Vito, mi chiamo Daniele Tortoriello, sono responsabile dell'area education di Blue Financial Communication e oggi sono qui in qualità di content manager del nostro sito web Blue Advisor, che è un prodotto dedicato ai consulenti finanziari e ci servirà per spiegare cos'è la consulenza finanziaria e quali scenari si stanno aprendo per chi vuole svolgere questa professione. Bene Daniele, grazie mille. Io inizierei a porti una prima domanda di sicuro interesse. Quest'anno che sta per concludersi è un anno sicuramente importantissimo per il settore della consulenza finanziaria, anche perché arriva l'albo unico dei consulenti finanziari. Cosa sta accadendo in questo mercato? Sta accadendo che si sta concludendo una storia nata ormai 20 anni fa. Nel 1998 infatti fu approvato il testo unico della finanza. Testo unico della finanza, che tra il testo unico che riformava tutto il settore finanziario in Italia, quindi la legislazione, e per la prima volta veniva normata la figura del promotore finanziario e dell'organismo che avrebbe dovuto vigilarlo. L'organismo è rimasto sulla carta per circa 10 anni, infatti ha visto solo nel 2008 la sua effettiva creazione. Dopodiché nel testo unico della finanza è stata inserita anche la figura del consulente finanziario indipendente. Consulente finanziario indipendente che doveva essere vigilato da un organismo apposta. Successivamente è stata abrogata la parte di normativa che prevedeva questo organismo e ci si rifaceva all'organismo dei promotori finanziari, che intanto avevano cambiato la denominazione in consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e quindi alla creazione di un organismo unico. Per quanto riguarda i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ossia i promotori finanziari, l'albo era già attivo, mentre per quanto riguardava la parte dei consulenti finanziari indipendenti, questa legislazione doveva ancora andare a regime. Adesso cosa sta succedendo? Che dal 1 dicembre 2018 le tre sezioni dell'albo in cui sono suddivisi consulenti finanziari autonomi, consulenti finanziari indipendenti e società di consulenza finanziaria diverrà finalmente effettivo. Grazie mille a Daniele per essere stato così bravo e così conciso assolutamente nel fornirci queste informazioni che sono andate a ripercorrere anche anni e anni di storia di questo settore e sei riuscito appunto a descrivercelo davvero in breve tempo. Io vorrei fare un attimino un passo indietro, a beneficio di tutti i nostri telespettatori che fruiranno e vedranno le nostre puntate di BFC Education, vorrei gettare le basi e cercare di capire davvero ma cos'è la consulenza finanziaria. Allora, la consulenza finanziaria, noi siamo abituati a capire, a sentire la consulenza finanziaria come dei consigli dati su come investire i nostri soldi in borsa e comprare quel titolo piuttosto di quell'altro, investire in fondi, senza però che questa venisse fatta
secondo tutte le regole stabilite dalla legge. Allora, consulenza finanziaria, o meglio, partiamo dalla definizione del nostro testo unico della finanza, che parla di consulenza in materia di investimenti, e poi la definisce come una raccomandazione personalizzata fornita su richiesta del cliente o su iniziativa di chi presta il servizio di effettuare investimenti in prodotti finanziari. Questa è la consulenza finanziaria. Un termine che noi dobbiamo avere ben presenti dalla definizione è raccomandazione personalizzata. Questo cosa vuol dire? Che la raccomandazione deve essere fornita in base alle richieste del cliente, al suo profilo di rischio e rendimento, e deve essere quindi adatta alle sue esigenze finanziarie. Attenzione, ad esempio, se noi diciamo al pubblico in generale: io consiglio di comprare l'azione FCA perché farà dei modelli molto belli nel prossimo trimestre e sovraperformerà il mercato del 50%. Quello non è raccomandazione personalizzata, è un consiglio alla comunità intera. Quindi raccomandazione personalizzata, ribadisco il concetto. Attenzione però, dove termina il servizio di consulenza finanziaria? Il servizio di consulenza finanziaria termina appunto con questa raccomandazione, che viene fornita in base alle opportune regole stabilite dalla legge al cliente o potenziale cliente, dicendo: io ho studiato la tua situazione, queste sono le operazioni che io ho individuato e più adatte al tuo profilo. Il servizio di consulenza termina in questo momento. Non c'è anche l'effettiva poi immissione degli ordini nel mercato, perché quella è gestione di ordini e rientra un altro servizio di investimento. Il consulente finanziario non può fare questo tipo di operazione, è contro la legge. Quindi termina con la semplice consegna delle operazioni al cliente. Sarà poi il cliente che dovrà rivolgersi al suo intermediario, al suo broker di riferimento, e inserire lui personalmente queste operazioni nel sistema per l'esecuzione degli ordini. Poi naturalmente sarà il consulente che chiederà: hai eseguito quelle operazioni, non le eseguite, quando le eseguite? Perché poi questo darà modo al consulente finanziario di poter monitorare quale sarà l'andamento degli investimenti. Bene Daniele, grazie ancora per questo approfondimento. Io ci terrei adesso a fare un passaggio oltre, cercare quindi di capire chi sono i soggetti che possono prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti, vale a dire quali sono le persone, quali qualifiche devono avere le persone che possono fare tutto ciò che prima ci hai descritto. Ok, dobbiamo fare una precisazione in base al servizio di consulenza in materia di investimenti, perché non può essere svolto, diciamo, solo dalle persone, dai consulenti finanziari come si è abituati a vederlo. Ma essendo un servizio di investimento, rientra in una riserva di legge appositamente specificata dall'articolo 18 del testo unico della finanza, che dice che l'esercizio professionale verso il pubblico dei servizi di investimento è riservato a SIM, imprese di investimento dell'Unione Europea o extra Unione Europea se autorizzate, banche italiane, banche dell'Unione Europea. Questo cosa vuol dire? Questi sono i soggetti principali che possono svolgere servizi di investimento, ossia possono svolgere tutti i servizi di investimento. Naturalmente tra questi servizi di investimento è prevista anche la consulenza. Poi, in aggiunta, il testo unico della finanza prevede anche che, stante la riserva di attività stabilita dall'articolo 18 del testo unico della finanza, persone fisiche in possesso di determinati requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e patrimoniali possono svolgere il servizio di consulenza in materia di investimento se appunto in possesso di questi requisiti stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e questi sono i consulenti finanziari autonomi. Poi ci sono anche le società di consulenza finanziaria, cioè società di consulenza autorizzata a prestare questo servizio, anche esse in possesso di determinati requisiti, sempre di indipendenza, professionalità
patrimoniali sempre stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi attenzione a aver ben chiaro la distinzione tra queste tipologie di intermediari e soggetti autorizzati alla prestazione del servizio. Prima Daniele ha citato giustamente fra le categorie professionali che possono esercitare questa professione, quindi darci questa consulenza, i consulenti finanziari autonomi e le cosiddette SCF, vale a dire le società di consulenza finanziaria. Io su queste vorrei fare un approfondimento, anche perché in questo momento sono abbastanza esposte, soprattutto per l'entrata in vigore della sezione dell'albo a loro dedicata. Effettivamente, quindi, chi sono i consulenti finanziari autonomi e quali sono e cosa fanno le SCF, vale a dire le società di consulenza finanziaria? Allora, come dicevo poco prima, le società di consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria svolgono il servizio di prestare queste raccomandazioni personalizzate ai clienti e chi domanda loro questo tipo di servizio. Differenza società di consulenza finanziaria, sono società che formate fondamentalmente da consulenti finanziari indipendenti che nella forma di società per azioni o società a responsabilità limitata si mettono insieme per svolgere questa attività. Naturalmente questo ha dei benefici in termini di riduzione dei costi di gestione amministrativi. Però il servizio la prestazione è la stessa, sono sempre le persone che vanno poi a proporre questo tipo di servizio. Bene, invece appunto fra le categorie individuate prima c'era naturalmente anche quella dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i vecchi promotori finanziari, e invece la differenza fra loro, i vecchi promotori finanziari e i consulenti autonomi, qual è nella vita di tutti i giorni, nella loro attività quotidiana lavorativa? Sì, bisogna fare un po' di attenzione a non confondere i termini, perché diciamo le definizioni individuate dal legislatore inducono una sorta di ambiguità tra queste tipologie di operatori. L'albo è vero, è unico, quindi come si diceva ci sono i consulenti finanziari all'offerta fuori sede, gli ex promotori finanziari, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Allora, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, anche qui rifacciamoci sempre al testo unico della finanza e vediamo qual è la definizione che dà di consulente finanziario all'offerta fuori sede, che è quella di una persona che in qualità di agente collegato opera per conto di un intermediario con vincolo di dipendenza, agenzia o mandato. Quindi già questa definizione già capiamo qual è la grossa differenza, in quanto il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera per un soggetto solo, che gli offre un contratto di dipendenza, agenzia o mandato, e quindi si occupa fondamentalmente di proporre i prodotti che sono distribuiti o emessi da questo intermediario. Quindi qual è la sua funzione? È quella fondamentalmente di collocare questi prodotti finanziari, fondamentalmente fondi comuni di investimento. Quindi questa è una delle prime differenze, quindi perché è collegato da un vincolo con un intermediario. Il consulente finanziario autonomo invece no, lui può valutare un'ampia gamma di strumenti finanziari indipendentemente dall'emittente, devono essere semplicemente solo adeguati a quelli che è il profilo del suo cliente. Altra differenza fondamentale tra un consulente finanziario all'offerta fuori sede è un consulente finanziario autonomo, è che il consulente finanziario offerta fuori sede viene pagato dalla società mandante retrocedendo delle commissioni pagate dal cliente dovute per la sottoscrizione di un certo prodotto finanziario. Per quanto riguarda invece il consulente finanziario autonomo, al pari di un avvocato o un commercialista, lui offre un servizio di consulenza, quindi viene retribuito attraverso una parcella. Lui emetterà la parcella alla fine, quando fornirà le raccomandazioni al cliente, il cliente pagherà questa parcella, indipendentemente dal fatto che lui poi eseguirà queste operazioni. È come quando noi andiamo da un avvocato, chiediamo un parere, non è detto che poi mettiamo in pratica quanto consigliato dall'avvocato, ma l'avvocato dobbiamo pagarlo.
Bene, mi sembra che ci sia una linea di demarcazione fra il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, quindi il vecchio promotore finanziario, e il consulente finanziario autonomo, ben netta e ben delineata. Anche se queste due figure fanno parte un attimino della stessa casa, ma questa differenza si vede e ce l'è assolutamente espressa. E sarebbe utile, secondo me, capire, per quanto riguarda i consulenti finanziari autonomi, quali sono gli obblighi che loro per legge sono tenuti a rispettare nello svolgimento della loro professione. Il servizio di consulenza finanziaria è sottoposto a un numero di norme importanti, stringenti, che devono essere rispettate con una certa precisione. Infatti, oltre a quanto stabilito dalla direttiva MiFID, e quindi un servizio che deve essere prestato seguendo tutti i criteri per la trasparenza e la protezione del cliente, è sottoposto anche a altri vincoli normativi, che sono quello della normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, la normativa sulla privacy e i regolamenti Consob. Quindi vediamo che sono tante norme che su questo servizio che devono essere rispettate, non dico alla lettera, perché se no si incombono in sanzioni piuttosto pesanti. Poi, in pratica, vediamo un po' più dal punto del servizio come va prestato. Le norme da tenere presente sono soprattutto il testo unico della finanza, ma ancora più importante è il nuovo regolamento intermediari Consob, deliberato nel febbraio del 2018, nel quale alla parte nona è disciplinato l'attività e l'albo dei consulenti finanziari, poi è declinato tra consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e consulenti finanziari autonomi. Cosa prevede per i consulenti finanziari autonomi? Innanzitutto tutta quella parte che riguarda il rispetto della determinata contrattualistica, quindi contratti in forma scritta, che devono rispettare determinati criteri contenutistici. Poi ci sono obblighi in tema di informare il cliente sugli oneri e sui costi che sosterrà l'investimento nella prestazione del servizio. Raccomandazioni sulle operazioni finanziarie consigliate. Valutazione dell'adeguatezza del cliente. Questo cosa vuol dire? Che la consulenza in materia di investimenti è uno di quei servizi di investimento insieme alla gestione del portafoglio per cui è richiesta valutazione dell'adeguatezza. Valutazione dell'adeguatezza cos'è? È una serie di domande, un questionario di profilazione del cliente in cui si chiede la propria situazione patrimoniale, la propria conoscenza in materia di investimenti, il livello di studi, quali sono le sue esigenze finanziarie, il suo profilo di rischio, di rendimento. E in base a tutti questi, in base a tutte queste valutazioni viene fornito un report in cui si classifica il cliente se è avverso al rischio o non avverso al rischio, se è un cliente con alta disponibilità o minore disponibilità e quindi in base a questo responso si forniranno si consigliano i prodotti finanziari più adeguati per il cliente. Naturalmente poi ritorniamo anche a quanto riguarda la normativa antiriciclaggio. Anche quella prevede obblighi fondamentali per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela. Questo cosa vuol dire? Che devono essere poste una serie di domande al cliente per schedarlo, per vedere se è un cliente affidabile o non affidabile. Poi una volta che è stato fornito il consiglio, deve essere anche rivisto nel corso del tempo, quindi nella valutazione della performance del portafoglio, monitorare come sta andando, se sta prendendo di valore, se sta invece acquistando valore, se alcune attività finanziarie che nell'asset allocation originaria erano adeguate per il cliente, non potrebbero essere più adeguate. Faccio un esempio, un'attività finanziaria che in un certo momento ha avuto delle oscillazioni di prezzo così elevate da essere considerata un'attività ad alta volatilità e quindi molto rischiosa e non più in linea con quali sono le esigenze del cliente. Mi sembra davvero che i consulenti finanziari autonomi siano tenuti a rispettare degli obblighi stringenti e soprattutto tanti obblighi. Mi viene da pensare assolutamente che
hanno bisogno di uno strumento, di alcuni strumenti che li possano accompagnare nella loro attività quotidiana, degli strumenti che possano semplificare la loro vita dal punto di vista lavorativo e possano dargli anche il tempo di andare dai clienti, altrimenti per adempiere tutti questi obblighi non ce la fanno più. Ci sono degli strumenti che i consulenti finanziari autonomi e l'SCF possono utilizzare per snellire il tempo, per cercare di essere quanto più possibili efficaci e per cercare di lavorare al meglio? Sì, ci sono. Noi abbiamo progettato, sviluppato e creato il sito blueadvisor.com, una piattaforma informatica pensata per l'attività di consulenza finanziaria, un progetto in cui noi crediamo molto e che può assolutamente aiutare il consulente nella sua attività. Pensate a tutta la documentazione a cui facevo riferimento poc'anzi, riferita alla stipulazione dei contratti, alla normativa antiriciclaggio, all'informativa sulla privacy. Questi sono tutti documenti che devono essere forniti su un supporto durevole. Supporto durevole si intende tipicamente supporto cartaceo, quindi contratti che devono essere stipulati col cliente, fatti firmare e devono essere conservati e registrati in secondo determinati criteri. Ma non solo, questo il nostro portale Blue Advisor fornisce anche strumenti di asset allocation, utili per la gestione del portafoglio, per controllare gli investimenti, per valutare le attività finanziarie, vedere l'andamento, la performance. È uno strumento molto utile e adattabile, è modulare, nel senso che ci sono diversi profili di accesso, vanno dalla semplice visitatore ad avere un'iscrizione gratuita. Poi ci sono anche altri moduli a pagamento, anche quelli possono essere acquistati indipendentemente uno dall'altro in base alle proprie esigenze del proprio lavoro. Sono moduli che danno accesso alla formazione certificata. Anche in questo caso non ne abbiamo parlato prima, ma il consulente finanziario per poter mantenere l'iscrizione all'albo deve aggiornarsi anno per anno, se no la iscrizione all'albo non può essere più mantenuta. Poi ci sono profili e documentazioni più dedicati al FIOLLI o come detto prima al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, in cui sono forniti tutti i documenti necessari per l'attività. E poi c'è il modulo più completo che è Advisor, in cui sono forniti tutta una serie di strumenti per l'analisi dei portafogli. Grazie Daniele per questo ulteriore approfondimento riguardante gli strumenti utili ai consulenti finanziari indipendenti all'SCF. Direi che dopo questa informazione abbiamo sicuramente gettato le basi in questa prima puntata di BFC Education per poi proseguire in questo nostro percorso educational rivolto al mondo dei professionisti del settore finanziario. Ringrazio nuovamente Daniele, ringrazio tutti i telespettatori, ci vediamo alla prossima puntata.